Bisogna cambiare l'impalcatura istituzionale per far vivere la prima parte della Costituzione. Con queste parole il ministro della Giustizia Andrea Orlando ieri sera a Teramo ha sostenuto le ragioni del sì al referendum confermativo sulla riforma costituzionale voluta dal governo Renzi che si terrà il prossimo 4 dicembre. Nulla di stravolgente, confessa il guardasigilli, che indica nella riforma un progetto che possa servire a lanciare l'Italia alla rincorsa dei grandi paesi europei. Dunque sostegno all'idea di un esecutivo più forte per superare il bicameralismo paritario che, dice il ministro, esiste ancora nel nostro paese e in Romania, nazioni che hanno vissuto stagioni di autoritarismo che ne hanno segnato la storia politica. Allora io penso che intanto noi dobbiamo ricordare che il voto sulla Costituzione, io direi, è un voto che non riguarda i prossimi 5 mesi, i prossimi 5 anni. Una Costituzione si cambia per generazioni che devono ancora arrivare. Se si fosse ragionato in termini di antipatia o simpatia di chi, del cui protest con i grandi referendum che hanno introdotto diritti civili nel nostro paese, probabilmente avremmo un paese più arretrato di quello nel quale viviamo attualmente.